un sito di interesse scientifico a livello internazionale, il Parco archeologico Timpone Motta Macchiabate di Francavilla Marittima, destinatario di un finanziamento di 600.000 euro da parte del Dipartimento della Cultura della Regione Calabria. Un traguardo di rilievo, ha commentato il sindaco Leonardo Vanente, per la comunità francavillese, che vede nel turismo e nella tutela e valorizzazione dei giacimenti culturali un volano di sviluppo sostenibile per l'avvenire della collettività. La scoperta dei primi reperti, nella seconda metà dell'Ottocento, è avvenuta grazie ai lavori agricoli e infrastrutturali, ma la prima campagna di scavi inizia ufficialmente nel 1963 con le archeologhe olandese Maria Stoop e Marianne Kleibring sul Timpone Motta e l'archeologa napoletana Paola Zancani Montuoro a Macchiabate, rispettivamente sede dell'Acropoli con l'Atenaio Ligneo e sede della Necropoli con tombe a tumulo in ciottoli fluviali. Il sito, depredato negli anni Ottanta dai tombaroli, ha sottratto migliaia di reperti, oggi custoditi nel Museo archeologico della Sibaritide, tra ceramica indigena e greca, monili bronzei, armi e pietre preziose. Il Parco archeologico Timpone Motta Macchiabate è noto per essere il sito dell'antica lagaria, fondata dall'artigiano Epeo, autore del Cavallo di Troia. Area archeologica che sancisce legame tra Enotri e Achei, in una fusione di civiltà e culture che hanno fatto splendere la mitica Francavilla, come dimostrano le pubblicazioni accademiche dell'Università olandese di Groningen e dell'Università svizzera di Basilea. Una lunghissima storia raccontata dal Parco archeologico Timpone Motta Macchiabate, dall'età del Bronzo Medio al IV secolo a.C., quando l'invasione dei ribelli Bruzi segna la decadenza delle colonie della Magna Grecia. Ma l'Acropoli continua la sua attività sacra sino al X secolo d.C., come dimostrano i resti di una cappella bizantina. Un passato glorioso quello di Francavilla Marittima, che merita quindi di essere consolidato e consegnato ai posteri.